Traguardo inedito ai laghi di Cancano per la 18ª tappa del Giro d'Italia. Doveva essere una frazione determinante e così è stata. Tra l'altro una frazione che prevedeva il passo dello Stelvio, cima Coppi, di questa 103ª edizione. A vincere è stato il giovanissimo Jay Hindley, che ha battuto in volata il compagno di fuga Theo Geoghegan-Hart. I due hanno fatto la differenza proprio sul passo dello Stelvio, avvantaggiandosi su tutti. La nuova maglia rosa è Bilko Kelderman, perciò scende dal piedistallo João Almeida. Un Giro d'Italia quanto mai interessante, con i primi tre racchiusi in appena 30 secondi e gli altri ad inseguire. Domani 19ª frazione dedicata ai velocisti e poi si ritorna nuovamente in quota con l'arrivo del Sestriere. Sarà un giro avvincente fino alla fine, fino alla cronometro finale di Milano.